Un male sempre più diffuso, una patologia che colpisce con frequenza le donne, in particolare l'apparato genitale. Se la medicina fa passi da gigante, determinando un calo dell'indice di mortalità, la percentuale di tumori al seno è in aumento tra il 2003 ed il 2017. Dato significativo che certifica quanto la ricerca scientifica debba affiancarsi assolutamente alla prevenzione. E questo è il tema dell'incontro organizzato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, tenutosi ieri presso la chiesa di Sant'Antonio Abate a Campobasso, a pochi giorni dalla festa delle donne. Una corretta informazione è il primo passo per vincere la battaglia contro il cancro. Secondo gli specialisti intervenuti all'evento, la prevenzione passa per la quotidianità, per l'attenzione a tavola, fino ai controlli medici periodici. Noi con queste iniziative, non è l'unica perché durante l'estate continueremo nelle piazze di questa bellissima regione. Crediamo che queste iniziative di prevenzione siano l'arma vincente per poter fare in modo che il tumore colpisca e faccia meno danno. Vi do dei numeri perché poi alla gente piace avere dei numeri, anche perché rendono l'idea sulla grandezza, sull'entità del fenomeno. 1.000 nuovi tumori al giorno, che sono 365.000 nuovi tumori l'anno, sono numeri enormi, però a fronte di questi numeri abbiamo una mortalità che si è abbassata, un'aspettativa di vita che si è allungata, quindi significa che sia le cure che la prevenzione hanno una maggiore efficacia. E quindi noi con queste iniziative, come quella di oggi, come quella di qualche giorno fa, come quella delle due estati appena trascorse, facciamo in modo che la gente rifletta sui sintomi, su quello che può capitare a ciascuno di noi e nello stesso tempo trovi la voglia, il desiderio, l'occasione, perché si imbatte in una provetta o in una siringa, per poter vedere se ha qualche malattia. E questo è il modo migliore per prevenire.